Con molti di voi abbiamo vissuto quel momento del ritiro lì a Sant'Agata su dei Goti, su dei Golfi. In questi giorni ci sono molte volte ritornato sopra, veramente per me è stato un momento di grazia. Veramente ho sentito il Signore che è passato e ci ha parlato. Ed è stato bello perché oltre al fatto che il Signore sia passato e ci abbia parlato, noi abbiamo anche ascoltato. Perché uno può anche parlare, ma se un altro non ascolta quello che pazienza, lui sta perdendo tempo, tra virgolette, nel parlare. Però noi gli abbiamo prestato il nostro orecchio. Ora, quello che porteremo come frutto non sarà certamente immediato come cosa, forse per qualcuno sarà anche una realtà immediata, però sappiamo. Il frutto poi per germogliare ha bisogno del suo tempo. Se vi ricordate, Gesù molte volte nel Vangelo proprio ce lo pone come ideale, dice: tenete presente davanti a voi l'agricoltore, perché noi siamo fatti così, non siamo diversi dai ragazzi o dai giovani, perché i giovani vogliono tutto e subito, anche noi, soprattutto nella vita spirituale. Mi sono confessato, ho capito, ah benissimo, devo cambiare, e pensiamo che il cambiamento sia proprio immediato. La consapevolezza dovrebbe portarci a cosa? A capire che è un cammino, anche il cambiamento è un cammino. Quindi che ha un momento iniziale, la famosissima scintilla che scocca, oppure la realtà che si inizia a mettere in movimento. Allora decido, ok, ho capito, devo andare a Milano. Ora ho capito, però sono 700 km per arrivare a Milano. Se quando faranno il teletrasporto, allora automaticamente arriveremo lì a Milano solo con il pensiero. Adesso non è ancora possibile. Però è importante aver capito che voglio andare a Milano e mi inizio a mettere in cammino, un passo alla volta. E del resto, per venire qui in parrocchia a sera per la catechesi, abbiamo fatto il proposito: ah, c'è la catechesi, ci devo andare. Però da casa a venire qui, comunque abbiamo fatto dei passi. E quindi quello che ci è stato detto, il Signore ha detto attraverso la voce poi di chi ha parlato durante quella giornata di riflessione, è c'è nel nostro cuore. E al momento opportuno, anche forse quando meno ce l'aspetteremo, porterà il suo frutto. Io non so se voi domenica scorsa, ma domenica di Avvento, ma anche l'altra, no? Siete passati sotto la porta della Chiesa, se avete iniziato a sentire la voce dei due testimoni lì, uno che gridava, lo ascolteremo domenica prossima, che sta gridando, e l'altro invece che piano piano appena sussurra, che poi dobbiamo prestare l'orecchio, che il rischio di non potremmo poi sentire e ascoltare quello che ci sta dicendo. E quindi questa realtà, ripeto, anche con delle immagini che potrebbero essere suggestive, belle, perché anche queste comunque ci aiutano poi a vivere certe immagini della bellezza. Diceva qualche scrittore che ciò che salverà il mondo sarà la bellezza. E noi siamo fatti per la bellezza. Nessuno di noi sceglierebbe una cosa brutta. È vero che la bellezza può essere poi anche soggettiva, a me può piacere una cosa, a un altro può piacere un'altra cosa, però è un ideale di bellezza che ci spinge a fare determinate scelte. Questa bellezza, lo sappiamo, per noi è Gesù Cristo. Dice il Salmo 44 che è il più bello tra i figli dell'uomo. E quindi da lui siamo veramente attirati. Diceva Papa Francesco che cristiani si diventa per attrazione. Provate a pensare la calamita. E la calamita attira il ferro. Non fa niente, l'attira il ferro. La calamita davanti al ferro non è che fa un discorso, dice vieni da me, io così, io poi. No, è semplicemente il fatto di essere una calamita, lei attira il ferro. Così anche noi. Se proviamo almeno per una volta a metterci sotto lo sguardo di Cristo, senza neanche dire niente, a un certo punto ci sentiremo veramente attratti da Lui. È come adesso inizia a far freddo veramente, no? Noi ci sentiamo attratti dal fuoco. Pensate se qui ci fosse un bel camino, noi tutti quanti ci saremmo messi davanti per stare vicino al camino, perché il fuoco attira. Così il Signore ci attira a sé, ma con legami di amore, di bontà, non per costrizione. Sapete
se vi ricordate, noi abbiamo detto che in quest'anno che abbiamo iniziato ascolteremo durante le celebrazioni domenicali il Vangelo di Luca. Sapete che nella liturgia noi abbiamo tre anni, nei tre anni leggeremo i vari Vangeli. L'anno scorso Marco e abbiamo riflettuto su Marco, se ricordate, l'anno prima Matteo e abbiamo riflettuto su Matteo, quest'anno rifletteremo sull'Evangelista Luca. E quindi abbiamo iniziato con la lettura di Luca e in queste domeniche noi ascolteremo Luca. Domenica, ripeto, ascolteremo il Vangelo di Luca, anche nella solennità dell'Immacolata ascolteremo il Vangelo, perché ogni anno all'Immacolata sempre il Vangelo di Luca ascoltiamo, perché il Vangelo dell'Annunciazione, così come noi lo chiamiamo, o il Vangelo della vocazione poi di Maria, come uno preferisce poi meglio chiamarlo. E in modo proprio particolare, da gennaio, quando finirà la festa di Natale con il battesimo di Gesù, nelle domeniche ordinarie ascolteremo, ci accompagnerà Luca. Quindi come se Luca ci prendesse per mano per portarci che cosa? A scoprire questa realtà del mistero di Cristo Gesù. E scopriremo che, diceva uno scrittore, che Luca è il Vangelo più bello. Scopriremo come veramente nel Vangelo di Luca il Gesù che Luca ci presenta è di una bellezza particolare. Ci sono delle pennellate. Luca viene chiamato il pittore, perché lui a lui vengono attribuite alcune icone della Madonna, vengono attribuite, però non c'è niente di fondamento a Bologna, soprattutto poi nell'Oriente, però non c'è niente di attestato storicamente. Però pittore perché? Perché lui ha delle pennellate proprio nel presentarci Gesù Cristo, che è di una cosa proprio eccezionale. Provate anche a pensare ad esempio quando ci presenta le parabole della misericordia, il padre misericordioso, la pecorella smarrita, la dama perduta, e ci presenta questo buon pastore, questa donna che si mette alla ricerca. Solo lui ha queste immagini, non le troviamo negli altri evangelisti. Ecco perché lui, diciamo, dipinge queste scene bellissime nei Vangeli. Viene anche chiamato Luca lo scriba, lo scrittore della mansuetudine di Cristo, perché il Gesù che Luca ci presenta è di una mansuetudine unica. È così mansueto Gesù nel suo Vangelo, che qualcosa, come dicevamo prima, no, se tu veramente ti metti lì davanti al testo e ascolti quel testo di Luca con attenzione, veramente ti senti attratto da questo Gesù, proprio dalla sua bontà. Dici, ma non c'è questa scena anche negli altri Vangeli? Sì, però Luca l'evidenzia ancora di più. Noi l'abbiamo detto, ogni evangelista nel descrivere lo stesso Gesù Cristo, però ognuno lo presenta partendo da un suo punto di vista. Vedete, già io e Don Ernesto, se dobbiamo fare un'omelia sullo stesso Vangelo, la faremo comunque in modo diverso. Lo stesso Vangelo, però faremo un'omelia diversa, perché Don Ernesto partirà da un'esperienza particolare, quale? Quella di essere parroco di Casandrino, che conoscendo la comunità deve calare quel Vangelo comunque facendo riferimento alla comunità che sta davanti a lui. Diverso da parte mia, perché non conoscendo una comunità, allora sapete, uno è un poco più, deve essere un poco più generico. Invece lui, casomai, che se ci può essere qualche problema, allora lui dovrà fare riferimento a come poter risolvere quel problema, partendo proprio anche da quella pagina del Vangelo. Quindi ogni evangelista scrive a una comunità, perché ogni evangelista è inserito in una comunità. E Luca, secondo gli studiosi, lui scrive a chi? Scrive a dei pagani che ci sono convertiti, scrive a dei pagani che sono diventati cristiani, scrive a questi pagani, adesso lo vedremo, perché siccome Luca non è stato un apostolo, quindi lui non ha conosciuto direttamente Gesù, quindi lui è della seconda generazione, perché la prima generazione sono gli apostoli, quindi quelli che hanno conosciuto Gesù, poi c'è la seconda generazione, che sarebbe quella di Luca, dove lui ascolta chi ha conosciuto Gesù, quindi lui ha ascoltato gli apostoli, e scrive Luca per la terza generazione, quelli che non hanno neanche ascoltato gli apostoli, quindi in pratica sta scrivendo per noi, che non abbiamo avuto la grazia di aver ascoltato gli apostoli, neanche la grazia di aver conosciuto direttamente Cristo Gesù, e quindi allora lui che cosa fa? Fa queste ricerche, adesso vedremo proprio i primi versetti, dove fa in questa ricerca ci dà il fondamento del nostro credere. Eh,
Dicevo che appunto lui scrive per questa comunità di questi pagani, quindi non erano giudei, non erano ebrei, quindi non conoscevano il Dio di Israele, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei padri, ma chi conoscevano? Le varie divinità. Quindi avevano delle divinità alle quali loro poi facevano riferimento e pregavano ognuno la loro propria divinità. Quindi Gesù scrive per queste persone, che poi sono chiamate pagani, che hanno ricevuto, hanno iniziato a sapere, a conoscere di questo Gesù Cristo, si convertono a questo Gesù e quindi lui, Luca, scrive per queste persone. Infatti, nei Vangeli lui usa delle espressioni che non troviamo negli altri evangelisti. Perché ad esempio Marco certe cose le dà per scontate, perché Marco scrive a chi? A degli ebrei che stavano lì e quindi sapevano bene o male la situazione. Allora Marco non deve dare delle spiegazioni, invece Luca deve chiarire di più certe cose che gli altri non capivano. Se io vi devo parlare di una strada di Aversa che voi non la conoscete, allora io non posso semplicemente dirvi si trova fuori Sant'Anna, perché potresti dire: e dove si trova fuori Sant'Anna? Perché lo so io che sono aversano dove è fuori Sant'Anna, però voi devo dirvi, perché se andate sul computer Google Maps non lo trovate fuori Sant'Anna, quindi vi devo dire che si chiama Piazza Magenta, quindi sul computer si trova Piazza Magenta, quindi devo dare un'indicazione che deve essere comprensibile a chi mi sta ascoltando. Quindi se io dico fuori Sant'Anna sto dicendo a quelli che io conosco e che so che conoscono la zona. Ma agli altri devo dire il nome preciso del paese, della strada, Piazza Magenta, quindi loro capiscono che si trova lì. Poi potrò dire Piazza Magenta detta fuori Sant'Anna e quindi posso fare poi il collegamento per chi viene da un'altra realtà e per chi è poi di quella realtà. Così agiscono anche gli evangelisti. Ma comunque ci presentano lo stesso Gesù, con, ripeto, sfumature o pennellate diverse. E questo è Luca. Quando scrive Luca? Gli studiosi non sono un po' tutti d'accordo, perché c'è qualcuno che dice che scrive tra il fine 60 e gli anni 70, perché lui nel Vangelo fa riferimento alla distruzione del Tempio di Gerusalemme. E quindi se è una profezia, quindi Gesù ha annunciato, è lui, quindi siccome lui descriverà che il Tempio sarà distrutto, il Tempio è distrutto nell'anno 70, quindi Luca, siccome profetizza, l'ha scritto lui. Invece qualcun altro dice che invece l'ha scritto intorno agli anni 80-90, quindi dopo che il Tempio sia stato distrutto, e quindi una profezia che già si è realizzata. Boh, sinceramente, l'ha scritto in 70 o l'ha scritto in 90, a noi cambia poco. Quello che a noi è importante sapere è che Luca ci sta descrivendo la misericordia del Signore fino a che punto arriva nei confronti dell'uomo. Quindi Luca questo ci vuole dire, come nel tempo, perché poi l'altra cosa, scusate, voi sapete che noi nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, abbiamo due opere che sono attribuite a Luca, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, che non sono due realtà diverse. Dicono gli studiosi, per dare un'immagine, come se fosse un solo quadro diviso in due parti, un dittico, perché, e questa è la caratteristica proprio di Luca, Luca non si limita solo a scrivere l'azione di Gesù che è la salvezza dell'uomo, ma dice una cosa che è importantissima, che questa salvezza continua nella storia della Chiesa. Mentre gli Atti parlano di Israele, dell'Antico Testamento e di ciò che si realizza preannunciato nell'Antico Testamento e si realizza in Cristo Gesù, Luca fa un passo avanti, dice che questa realtà realizzata in Cristo Gesù continua nella Chiesa, nella comunità dei credenti, quindi parla dell'evento che si è realizzato ma che continua nell'oggi della storia della Chiesa. E Luca, chi prende in mano il Vangelo, fa capire una cosa, ed è strano questo, perché Luca è l'evangelista che parla in modo particolare della missione, però dice attenzione che prima della missione c'è una cosa importante che bisogna fare, bisogna ascoltare, bisogna mettersi in atteggiamento di ascolto del Signore prima di essere poi missionari. E noi siamo partiti negli incontri di quest'anno facendo riferimento al volto delle parrocchie, che è un volto missionario. Però prima di metterci lì a vedere, ah, fammi vedere che cosa adesso devo andare a dire fuori, prima di partire, dice Luca, dobbiamo sederci, dobbiamo ascoltare. E vi ricordate, lo troviamo nel suo Vangelo, ci presenta due sorelle, Marta e Maria.
E se vi ricordate, dice il testo, Marta era presa dai molti servizi, Maria, seduta ai piedi, ascoltava il maestro che parlava. E Gesù dirà, Marta, Marta, ti affanni per molte cose, c'è la cosa necessaria che Maria ha scelto e che non le sarà mai tolta, l'ascolto della parola del Signore. Certo, una volta che tu hai ascoltato, hai meditato, devi anche partire. Noi molte volte eccediamo nei lati opposti. Ci diamo tanto da fare e ci sviliamo nelle cose da fare, o ci diamo tanto da fare nel fare l'azione dello stare seduti. Come credenti, noi siamo autorizzati a stare seduti solo per fare nostra la parola del Signore. Ma una volta che quella parola poi la facciamo nostra, dobbiamo alzarci in piedi, dobbiamo camminare, dobbiamo partire, dobbiamo essere missionari. Non possiamo stare poi seduti, quindi questo deve essere importante per noi. Questo cercheremo di fare e vedere in quest'anno. Prima però di iniziare tutto questo, leggiamo un testo che noi abbiamo già visto in riferimento all'Eucaristia. La novena. Buonasera, domani. Buonasera. Dicevo, leggiamo un testo che noi già abbiamo preso in mano quando abbiamo trattato sulla celebrazione eucaristica, se vi ricordate, ed è un testo che ci è stato donato durante il Concilio Vaticano II. Voi sapete che il Concilio Vaticano II è stato un grande momento che ha vissuto la Chiesa. E questo concilio c'è stato nel 1962, dal 62 fino al 65. Scusate, dal 63 al 65. È stato un grande evento di grazia per la Chiesa, dove ha dato veramente una grande scossa alla Chiesa. E in questo concilio, dove tutti i vescovi del mondo si riunirono insieme per discutere su alcune cose, perché diceva Papa Giovanni XXIII, colui che poi indisse il concilio, disse che la Chiesa doveva diventare un poco più attenta a ciò che si viveva intorno alla realtà nel mondo circostante, e la Chiesa doveva tornare a scoprire che aveva un'anima, e questa anima doveva essere appunto per il mondo, in questa realtà del mondo non poteva la Chiesa estraniarsi dal mondo. E nel concilio sono usciti vari documenti con vari nomi e varie anche importanze. Uno di questi documenti è proprio sulla parola di Dio, che si chiama Dei Verbum, perché questo significa, sapete, i documenti in latino, la Chiesa i documenti li emana in latino. I documenti in latino iniziano con le prime parole in cui inizia quel documento, quindi la parola di Dio, Dei Verbum. E in questo documento si dice così, ve l'ho messo sul foglietto, quindi lo possiamo vedere insieme. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Santo Concilio fa sue queste parole di San Giovanni. Annunziamo a voi la vita eterna che era presso il Padre e si manifestò a noi. Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, affinché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Perciò, seguendo le orme dei concili di Trentino e Vaticano I, intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione, affinché per l'annunzio della salvezza il mondo intero, ascoltando, creda, credendo speri, sperando ami. Quindi dicono i padri del concilio che loro stesso nel concilio si vogliono mettere in ascolto della parola di Dio. Però attenzione, ha usato una caratteristica, in religioso ascolto. Non ha detto solo ascolto, ma ha specificato come deve essere questo ascolto, religioso. Noi per realtà religiose intendiamo la realtà del silenzio, la realtà che dovrebbe vivere in chiesa. Quindi il religioso ascolto, cioè il religioso atteggiamento di chi sa che Dio sta parlando. Noi non lo dimentichiamo, quando diciamo che ci mettiamo in ascolto anche della Bibbia, noi dobbiamo fare l'atto di fede, è il Signore che ci parla.
noi non leggiamo la Bibbia, noi ascoltiamo la Bibbia. Anche se sto io da solo a casa e io la leggo, io la sto ascoltando, non la sto leggendo, perché il testo, mentre io lo apro, nel testo c'è lo Spirito Santo che parla, lo Spirito che ha illuminato quelli che hanno scritto, lo stesso Spirito adesso parla a me che io sto leggendo con gli occhi, però io dovrei ascoltare con l'orecchio. Quindi dobbiamo dire sempre questo, a noi stessi, ascolto, io mi metto in ascolto, perché il nostro Signore è Dio che parla, quindi nel testo ci sta parlando. Quindi religioso, ascolto, perché questo cosa produce? Ascoltando io credo, credendo spero e sperando amo. Se vi ricordate la lettura di qualche giorno fa, dove San Paolo diceva così: ma gli altri come potranno credere se non c'è nessuno che l'annunci? La salvezza sia perché c'è qualcuno che annuncia la salvezza. Se nessuno mi annuncia la salvezza, se nessuno mi parla di Gesù Cristo, come potrò conoscere Gesù Cristo? Allora lui dice, come crederanno se non c'è qualcuno che l'annunci? Noi potremmo dire, e mi faccio i fatti miei. Capite l'errore dove sta? Io i fatti miei non posso farmeli per quanto riguarda la testimonianza e l'annuncio di Cristo Gesù. Però potrò annunciarlo se l'avrò ascoltato. Io non posso dare all'altro ciò che non ho. Quindi all'altro io posso solo dare ciò che io ho. Allora, più tempo io vivrò in questo ascolto religioso della parola del Signore, più che la parola diventerà mia, e io più potrò annunciarla, testimoniarla, condividerla, perché ascoltando si possa credere. E una volta che uno crede, spera. E quando uno spera, certamente arriva all'amore, alla carità, che non avrà mai fine. E poi inizia e dice così. Perché noi dobbiamo farci questa domanda. Ma il fatto che noi crediamo, lo basiamo su che cosa? Sulla nostra invenzione. Io credo perché a un certo punto ho deciso di credere. È vero, abbiamo detto che qualcuno prima mi ha annunciato qualcosa, anche a me è stato annunciato Gesù Cristo, ma quello che me l'ha annunciato l'ha creduto lui, l'ha inventato lui, o qualcuno gliel'ha detto. È vero, questo vedete è un discorso che a ritroso, se noi lo facessimo, sapete dove arriveremmo? Agli apostoli. Perché chi è, io mi ricordo, ad esempio, a me mi ha cresciuto una suora. E quindi questa suora ha fatto non semplicemente il catechismo, perché andava in parrocchia e lei ci faceva le catechesi. Il sabato facevamo l'incontro di formazione, un po' come stiamo facendo noi adesso. Allora, questa suora mi ha dato gli elementi della fede. Allora, io penso, ma a questa suora qualcuno gliel'avrà detto. E quindi annunciato a lei. Qualcuno avrà annunciato a chi annuncia, capite? Allora, a qualcuno, dove arriviamo? Ai 12. E ai 12 chi c'è stato? Gesù Cristo. Certamente. E adesso capiamo perché questo, e in questo numero ci viene detto. E qui dice così, piacque a Dio, ripeto, noi già l'abbiamo visto questo numero, piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà. Dice, come facciamo noi a conoscere Dio? Perché a un certo punto io sono così bravo, così intelligente, che ho capito che esiste Dio attraverso la mia intelligenza? No, non è questione di intelligenza, perché proprio chi ha partecipato alla messa di ieri, Gesù nel Vangelo diceva così, ti rendo lode Padre, perché hai tenuto nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli, perché così a te è piaciuto, piacque a Dio. Quindi la conoscenza di Dio non è un atto o sforzo dell'intelligenza umana, la conoscenza di Dio è dono di Dio stesso.
perché Dio ha deciso nella sua benevolenza, avete sentito, rivelarsi in persona. Ricordate che significa rivelare, togliere il velo. Quindi tra noi e Dio c'era un velo, Dio ha tolto questo velo e si è fatto conoscere. In questi giorni stiamo ascoltando Isaia. Isaia, nel tempo di Avvento, c'è anche un canto. Dice così: Signore, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Squarciare il cielo, se vi ricordate, noi troviamo la stessa espressione quando Gesù morì in croce. Si squarciò il velo del Tempio. Quindi squarciare significa aprire, stracciare. Quindi aprendo, stracciando, squarciando, io vedo ciò che ci sta dietro. Togliendo questo velo si vede Dio, e l'uomo non ha nessuna capacità di squarciare il cielo, solo Dio può squarciare il cielo. Quindi è Dio che ha squarciato il cielo, ha tolto il velo, ha fatto spazio e si è fatto conoscere. Piacque a Dio nella sua bontà rivelarsi in persona. Quindi capite, parte da che cosa? Dalla sua bontà. Non parte dal desiderio dell'uomo, anzi, o meglio, c'è anche il desiderio dell'uomo, poi dopo spiego meglio questo passaggio, lo spiego adesso. Se noi ci fermiamo per un attimo a riflettere, mettiamo tra parentesi il fatto di essere cattolici e di essere cristiani, mettiamolo tra parentesi. L'uomo, anche chi non ha mai sentito l'annuncio di Gesù Cristo, usiamo un'espressione poco felice, però è quella che viene in questo momento, l'uomo primitivo, l'uomo indigeno che si trova in una foresta che non è stata ancora scoperta. Se noi ci andiamo a confrontare anche con questa persona, vediamo che all'interno del suo cuore, come nel cuore di tutti quanti noi, c'è una domanda, c'è un bisogno, nasce spontaneo dire, nel momento in cui l'uomo si guarda attorno a sé, nel dire c'è qualcuno, c'è qualcosa. Perché vedete, tutti quanti facciamo esperienza della vita, però tutti quanti sappiamo che c'è una vita prima di noi. E sappiamo anche che c'è una vita anche dopo di noi. Quindi capiamo che cosa? Che non siamo noi la vita. La vita ci è donata, quindi passa la vita anche attraverso di noi. Ma c'è una vita prima e c'è una vita dopo. Quindi se mi fermo a riflettere, no, su questa vita, io dico c'è qualcosa o c'è qualcuno. Questo qualcuno è la divinità. Noi la chiamiamo Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Però chi non ha ricevuto il dono della rivelazione non lo può chiamare il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, lo chiamerei in un altro modo. Allora, i pagani avevano le varie divinità, pensiamo agli indiani, hanno un'altra divinità, lo spirito delle foreste, così, la divinità. E l'uomo, davanti a questa divinità, che cosa fa? Siccome capisce che c'è qualcuno, quindi questo qualcuno è più grande di lui. E l'uomo davanti a quello più grande di lui deve fare una cosa, riconoscendo che quello è grande, capisce che lui è piccolo. E davanti a quello grande che deve fare? Si deve sottomettere. E quindi a quello grande gli deve offrire qualcosa, perché in un certo qual modo io offrendo qualcosa lui mi benedice, mi protegge. Allora vedete che in tutte le culture che cosa c'è? C'è il sacrificio, l'offerta che viene fatta alla divinità, in tutte le culture, in tutte le religioni. Allora l'uomo che cosa fa? Prende quello che lui tiene, possiede, e lo offre a questa divinità. Se è un pastore, prenderà delle pecore e le offre alla divinità. Prende l'agnellino e glielo offre. Vi ricordate dove troviamo queste scene? Non nel Vangelo, nell'Antico Testamento, Israele, il popolo di Israele. Quindi, perché? Avevo capito il Vangelo, scusa.
prende quello che lui tiene, perché se io sono un pastore, questi tengo, gli agnellini, le pecore, e la offro alla divinità. E che quali offrivano? La prima, la primizia, perché dice, io offrendo la primizia alla divinità, mi benedice. E quindi dirò delle parole anche, dico, Signore, Signore, tu chiunque sei Signore, io ti offro questi agnellini che comunque tu mi hai donato, te li offro. Tu benedicimi perché ti offro la primizia a te. Un contadino offrirà che cosa? I prodotti della terra. E anche qui li troviamo nella scrittura. Egli offre i prodotti della terra, anche qui la primizia. Questo si chiama culto. Il culto è questo. Dei gesti, di un'offerta con delle parole per cercare di entrare in comunione con la divinità. Quindi l'uomo vuole entrare in comunione con questa divinità e l'unico modo attraverso il quale può entrare in comunione con la divinità è il culto, quindi l'offerta di ciò che lui ha a disposizione. Vedete che noi in un certo qual modo la messa, noi per tantissimo tempo l'abbiamo letta così, come l'offerta da fare al Padre di Gesù Cristo, quindi noi offriamo al Padre Gesù Cristo e il Padre viene placato dall'offerta di Gesù. Quindi molte volte il nostro Dio non è diverso da questi dei di queste religioni primitive. La Bibbia ci dice che non è vero questo. La Bibbia ci dice che Dio interpreta questo desiderio che c'è nel cuore dell'uomo. E che cosa fa? È Lui che entra in comunione con l'uomo. Non è l'uomo che entra in comunione con Dio attraverso il culto, ma è Lui che entra in comunione con l'uomo perché ha questo desiderio. Addirittura, entrando in comunione con l'uomo, che cosa fa? Non l'uomo gli offre qualcosa, ma offre Lui tutto se stesso all'uomo per entrare in comunione con Lui. Capite? Come cambia completamente il concetto della comunione. Non una comunione che parte dall'uomo, ma è una comunione che parte da Dio. Non semplicemente l'uomo che ricerca la divinità, ma la divinità che si mette alla ricerca dell'uomo. È magnifico tutto questo. Perché io potrei camminare alla ricerca di questa divinità, come direbbe San Paolo, a tentoni, a prove, vediamo se è questo, se è questo. Invece dall'altro lato sapere che Lui mi vieni a cercare per entrare in comunione con me, è qualcosa di che nessun uomo riverebbe mai immaginare una cosa del genere. Se vi ricordate domenica scorsa, prima domenica d'Avvento, nell'orazione colletta che il Presidente ha detto a nome della comunità, ha detto, oh Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro al Cristo che viene con le buone opere. Attenzione, suscita in noi la volontà di andare incontro a Cristo che viene di andarci con le buone opere. Se Lui non si mette in cammino, noi verso chi andiamo? Verso nessuno. Voi potevate anche venire qui all'incontro stasera, ma se io non mi mettevo in cammino da Versa a venire qui, voi venivate qui ma non avreste trovato nessuno. Siete venute qui perché sapevate che io venivo da Versa. Capite? Quindi c'è il fatto da parte mia, da parte nostra, ma c'è il fatto da parte di Dio. Quindi ciò che mette in cammino e in movimento tutto è Lui, non noi. Ecco perché, capite? Allora, piacque a Dio, nella sua bontà, rivelarsi, togliere il velo e scendere per manifestare, che cosa? Il mistero della sua volontà. E ora vi prego, qui dobbiamo fare tanta attenzione. Perché qual è la volontà di Dio? Voi la conoscete la volontà di Dio? No. Stasera invece la conosceremo, la volontà di Dio. Perché chissà perché la volontà di Dio è sempre quella che, poverini, nella sofferenza, lascia fare a Dio la volontà del Signore. Per l'altro però, perché se c'è un dolore o una malattia o una morte, dice, che vuoi fare? Ha mandato il Signore. A Lui, a me no però. A me il Signore questo non lo deve mandare. Perché se a me io poi bestemmio. Però se lo devo dire a Lui, che vuoi fare? Non è questo, non lo dite mai nessuno, che è volontà di Dio se c'è stata una sofferenza.
E questa penso che sia la bestemmia più grande che noi possiamo fare a Dio. Non abbiamo capito niente. E qual è sta volontà di Dio? Leggiamo, qui vediamo. Dice, per manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Gesù Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Qual è la volontà di Dio? Essere resi partecipi della sua vita divina. Questa è la volontà di Dio. Dio cosa vuole da noi? Vuole rendere partecipi della sua vita. Ci vuole comunicare la sua vita. Non croce, non morte, non dolore, non sofferenza. La sua vita. Non la vita dei profeti, non una vita tranquilla, la sua vita divina. Io so che queste cose noi ci dobbiamo riflettere sopra, deve diventare veramente meditazione per la nostra vita, perché a noi, diciamo la verità, noi se non vediamo una cosa concreta pare che non ci dice niente. Se adesso vi avessi detto no, guardate, stasera vi do 1 milione di euro, fin quando il milione di euro non lo metto nelle vostre mani, voi dice va buono, ci vuoi darsi 1 milione di euro, allora il rischio è che anche qui ci comunica la sua vita divina e dice ma non so se avete mai visto Don Camillo e Peppone, la serie di film. In uno di quei film, a un certo punto, c'è un passaggio particolare, molto divertente, dove c'è una contesa, come sempre, tra Don Camillo e il sindaco Peppone. Lì, quella volta, c'è il fatto che c'è il figlio di Peppone che deve sposarsi, e però vogliono fare il matrimonio civile. Allora, non sia mai, Don Camillo dice, nella mia parrocchia non è mai successo, come mai succederà? E va dal padre della sposa. Dice, mi raccomando, perché ha saputo che Don Peppone, lui siccome era disoccupato, gli aveva promesso un posto al padre della sposa. Ma lì Don Camillo dice, un giorno fa, dice Don Camillo, c'è un posto nel Regno dei Cieli anche per te, se tu fai così non c'è più il posto. E risponde lui, Monsignore, dice, Peppone, il posto, no, dice, voi me lo promettete il posto nel Regno dei Cieli? Peppone il posto me lo dà. Capite la differenza qual è? Perché ci dice che noi siamo resi partecipi della vita divina. Noi potremmo dire, ma quando? Quando sarà? E nel frattempo che faccio? Ma non è che saremo resi partecipi. Siamo. La differenza è questa. E il problema qual è? Che io non mi so guardare con questi occhi qua, non mi so guardare con gli occhi di Dio. Don Ernesto all'inizio della preghiera iniziale ci ricordava la bellezza del giorno unico, del momento unico che noi stiamo vivendo. E il momento che noi stiamo vivendo in questo momento, ma anche quando staremo là fuori, è qual è questo momento? Di essere figli di Dio. Noi siamo figli di Dio. E questo non ci dice niente. Che bello quando dicono, io conoscevo tuo padre. È bello quando me lo dicono, no. E dici, io conoscevo tuo padre, sai, erano amici di tuo padre. Si vede che sei proprio figlio a lui. E io vi dico la verità, mi emoziono così, non ce l'ho più papà da tanti anni. Ed è bello questo. Allora, non mi dicono mai, si vede che sei figlio di Dio. O forse non ci credo, io per primo non ci credo. Allora, capite, ma sono figlio di Dio, vivo da figlio di Dio. Perché come a livello umano tutto ciò che è del padre passa al figlio. Tutto ciò che è del Padre, di Dio, ci è comunicato.
Ricordate proprio nel figlio prodigo: padre, dammi la parte d'eredità che mi spetta, perché se ne vuole andare. E il padre divise tra loro le sostanze. Ma scusate, le sostanze non si dividono quando un genitore è morto o quando è vivo. E lui ancora vivo divide le sostanze con i due figli, e le sostanze non le ha divise ancora già con noi, non sono già nostre le sue sostanze. Un po' di voce. Possiamo dire, posso dire, poi non pensare che entrare per grazia di Dio in questa volontà, quale la volontà di Dio, cioè di essere uno, è proprio la cerviera, proprio la, cioè il nostro poi mistero di entrare, tra, cioè il passaggio tra la religiosità naturale e la fede. Sì, ma infatti abbiamo detto, no, proprio questo, la scrittura. E quindi il passaggio da quella naturale è proprio questo il passaggio. Quindi non è l'uomo la religione primitiva, ma è la rivelazione. La scrittura ci dice questo. È la fede, esatto. E perciò abbiamo detto prima, no, forse non eri ancora entrato, ascoltando creda, perché noi mettiamo quello che noi, chi lo dice? E proseguiamo ancora con la lettura, perché adesso continua a specificare ancora meglio. Con questa rivelazione, il fatto che, aspettate, che ci siamo fermati con questa cosa bella, però dice, come noi abbiamo, perché ha detto, mediante il quale, quindi la rivelazione, Dio si è per manifestare la sua volontà, mediante il quale, per mezzo di Gesù Cristo questo avviene, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo. Con questa rivelazione, Dio invisibile, perché Dio nessuno l'ha mai visto, quindi Dio invisibile, nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli a mettere la comunione con sé. Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici, non come servi, non come schiavi, come amici. Questa è la frase che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Gesù dirà agli apostoli: non vi chiamo più servi ma amici, e spiega perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. Quindi per l'amicizia, per Gesù l'amicizia che cos'è? È dire le cose che lui sa dal Padre. Ma scusate, che amicizia è se io all'amico non gli dico quello che ho nel cuore? L'amicizia è rivelare quello che ho nel cuore, dirti quello che ho dentro, ma fingere e non dirti quello che io sento, sperimento e vivo nei tuoi confronti, che amicizia è? Capite? Allora questa rivelazione di amore parla agli uomini come ad amici, non solo mi ammette alla comunione con sé, ma mi tratta come un amico. Quando io so già cosa l'altro mi vuole dire, io non presto più l'ascolto. Per ascoltare significa non semplicemente avere l'orecchio libero, ma avere un cuore disponibile. In religioso ascolto, così è iniziato. Noi vedremo sabato nell'Immacolata, quando l'angelo arriva da Maria e parla a Maria, Maria ascolta. Noi dobbiamo reimparare ad ascoltarci, o se volete, per usare un termine che piace molto al nostro vescovo, dobbiamo educarci all'ascolto. Dovremmo imparare a fare degli esercizi di ascolto. Dovremmo in comunità, in famiglia, sul posto di lavoro, ascoltarci reciprocamente. Provate a immaginare, no? Se tornando a casa, vicino a mio marito oppure vicino a mia moglie, ora ti voglio ascoltare. Provate a pensare un genitore vicino al figlio, o il figlio vicino al genitore, ti voglio ascoltare.
dico per dire, no, 5 minuti, mi sto zitto, però ascolto tutto quello che tu hai da dirmi in 5 minuti. E poi cambiamo, poi tu ascolti e io parlo. Ma forse il dramma più grande che noi stiamo vivendo non è proprio questo. Sapete, una di quelle cose che dice come stai? Sto bene. Dice l'altro, allora c'è qualcosa che non va. Allora siediti che ti ascolto. Capite? Cambia. E non siediti che ti devo parlare. Perché pare sempre le soluzioni tra tutti quanti noi. Ma è mai possibile? Noi siamo quelli che sanno già tutto. Senza sapere l'effettivo problema che ha l'altro. Poi ci lamentiamo, vedete, io intanto potrò fare qualcosa perché ho ascoltato. Anche in chiesa non si ascolta, anche durante le celebrazioni non si ascolta. Io vi sfido a trovare una chiesa dove tu puoi entrare e c'è la comunità dei fedeli. O stanno a dire rosario, o stanno a dire una preghiera, niente, non vai nessuno a chiesa, che entri e trovi i fedeli in chiesa lì in silenzio. Dove io ordinariamente vado per la catechesi e per l'azione pastorale nella comunità, il lunedì facciamo un incontro alle 19, però iniziamo alle 19:10. Io l'ho spiegato loro, non iniziamo alle 9:10 perché aspettiamo chi faccia più tardi. Siccome l'incontro lo facciamo in chiesa, dico che quei 10 minuti sono 10 minuti di ascolto di chi sta in chiesa, il Signore. Ma provate a immaginare che grande profezia entrare in chiesa e vedere una comunità in silenzio prima di una celebrazione. È già una comunità che si sta predisponendo ad ascoltare il Signore. Ricordate, abbiamo detto durante la giornata di ritiro che le cose le si prepara. Non è che le cose tu all'improvviso le fai. Eppure all'ascolto, io per ascoltare il Signore devo preparare il mio orecchio all'ascolto. Perché se il mio orecchio fino adesso è frastornato e bombardato da altre voci, ma parla il Signore, io non l'ascolto, perché capite, ho ancora il rumore dentro. Non so se vi è mai capitato, ecco, proprio, pensate ai nostri ragazzi, no, pure per la strada, le macchine, dum, 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 proprio lo stereo altissimo. Non so se a voi qualche volta è capitato di trovarvi, casomai, in un luogo dove i ragazzi, pure in discoteca, tu quando esci dalla dentro, nelle tue orecchie, pure se tu sei uscito, nelle tue orecchie sta ancora bum, 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 bum. Ci vuole un po' di tempo per passare da quel boom 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 a una sorta di tranquillità. Ma anche quando adesso finirò di parlare, a un certo punto voi direte, ui, meno male, ha finito. Ma perché nell'orecchio, anche dal megafono, comunque nell'orecchio entra il suo suono. Quando la voce possa essere graziata o sgraziata, però entra il suono nell'orecchio. E per riabituarsi poi, ma anche perché non dimentichiamo un'altra cosa, che molte volte pure se tace la bocca è il cuore che continua a parlare, e noi siamo sempre lì a rimuginare sulle cose. Dio parla agli uomini come con degli amici, e i veri amici vivono questa realtà. Parla, ti sento, ti ascolto meglio. Puoi dire quello che vuoi. Tragge parla 2 minuti perché devo scappare. Scusami, ho da fare. E se quella persona poi muore? Ci avete mai pensato a questo? Se quella persona poi fa un gesto... Sì. C'è una storia, 2 secondi, dice così, dice che un uomo andò da un suo amico che aveva dei problemi, bussò alla porta, questa amica era una persona veramente in gamba, eccetera, eccetera. Comunque tutta la notte
si incontrano e lui incomincia a parlare, dice, dopo ti devo dire una cosa, questo parla, si sfoga, si fa mattina, allora dice, mo me ne devo andare, mentre si stanno salutando, scusa non ti ho dato il tempo di parlare, no ti volevo dire solo una cosa, c'ho il cancro, non so se sai questa cosa, no? Per dire, a volte uno parla, ma non sa ascoltare. Se qualcuno ci chiede, ma scusate, se proprio noi che ci diciamo discepoli, se sta cosa la sappiamo fare noi, capite? Forse già ve lo dissi questa frase, non è questione di starci quando è il tempo. Dice, quando ho un momento, no, ma starci quando è il momento. Allora, finiamo, chiediamo questa grazia al Signore veramente. Perché Luca, ho detto, su questo ci vuole aiutare, ma proprio questo ascolto. Un ascolto, l'avvento anche in questo, no? L'ascolto un poco più assiduo del Signore. Vi invito, facciamo questo esercizio. Togliamoci l'orologio quando stiamo a casa e vogliamo pregare. Può darsi che la preghiera durerà un secondo, o può darsi che durerà un'ora, ma togliamoci l'orologio. Se è vero che la preghiera è questo, è entrare Dio che si rivela, quando si entra nel tempo di Dio, non c'è più inizio e fine. È Lui che ci coinvolge fino a stravolgerci, come è successo con Maria. Maria ha avuto questa capacità. È ciò che guardiamo in lei, lo vedremo, ripeto, sabato in modo proprio imminente, splendente così. Non c'è solo non restare così, quanto sei bella Maria, e finisce lì. Portiamoci il desiderio veramente di questa realtà, ripeto, veramente sconvolgente, di questo Dio che vuole ammetterci alla comunione con sé, ma non per un nostro capriccio, perché abbiamo capito, perché nella sua bontà gli è piaciuto rivelarsi in persona e manifestarci il mistero della sua volontà, che gli uomini siano resi partecipi della sua vita divina.